Salve a tutti i miei cinefili e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Fuori Casa Cose Appena Viste. Come vedete sono fuori casa, qui al Prime Cinema, alle Fornaci di Frosinone, e ho appena visto Us, Noi, di Jordan Peele, scritto, diretto e prodotto da Jordan Peele, purtroppo senza Silvio, che abbraccio e che saluto, che non è potuto venire qui con me. So che ci teneva tantissimo a gustarsi in sala questa seconda opera, questa opera seconda di un cineasta fondamentale della nostra contemporaneità, che secondo me conferma tutto il suo talento registico in questa sua, ripeto, seconda fatica. Noi, film assolutamente da vedere, film assolutamente da analizzare, e sul quale cerchiamo di spendere qualche parola, ben consapevoli che almeno per quanto mi riguarda su questo canale sentirete ancora parlare molto di Noi, per tanti motivi, al di là del gusto, se possa piacere o meno un film del genere. Dobbiamo partire da alcuni presupposti fondamentali. Innanzitutto Jordan Peele. Chi è Jordan Peele? Uno stand-up comedy che si è due anni fa cimentato nella sua prima opera, e cioè Scappa, Get Out, con la quale si è portata a casa la statuetta per il migliore sceneggiatura, per la migliore sceneggiatura. Scappa, Get Out è stato inserito dai Cahiers du Cinéma, scusate se è poco, nella lista dei migliori film. Io non lo feci a suo tempo, non ho inserito Scappa, Get Out tra i migliori film per non lasciarmi prendere l'entusiasmo, anche se devo ammettere che rivedendolo più e più volte mi sta piacendo sempre di più, quindi oggi lo farei. Sta diventando un mio cult personale Scappa, Get Out, e veramente lo sto apprezzando tantissimo ad ogni visione. Però Jordan Peele è un cineasta, attenzione bene, Jordan Peele è un cineasta che nei due anni di pausa, chiamiamoli così, nei due anni che l'hanno separato che hanno separato Scappa da Us, non è che è stato con le mani in mano, perché come fa un sistema virtuoso, come dovrebbe fare un sistema cinematografico, artistico, comunicativo, virtuoso, ci si aiuta, si collabora, le idee non vanno mai a dormire, e il nostro Jordan Peele ha prodotto Black Klansman, altro premio per la migliore sceneggiatura agli Oscar. La scena ovviamente della notte degli Oscar ce la ricordiamo tutti, quindi il giovane Spike Lee, il giovane erede di Spike Lee che fa tornare nei binari il mentore, il padre, il nume tutelare, il vecchio Spike Lee. Quindi ecco questo, i giovani che producono le opere d'arte dei grandi maestri, e i grandi maestri che non hanno la puzza sotto il naso e decidono di farsi produrre, decidono di accettare l'aiuto dei giovani. C'è questa sinergia meravigliosa. Sono un popolo, i neri. Il capitalismo li ha resi una razza, loro nel cinema hanno capito che possono rivendicare la loro identità di popolo, e di americani, diciamo così, da dentro il sistema, in modo progressista e non violento e non terroristico e non rivoluzionario. Sto usando parole che già hanno a che fare con la recensione di questo importantissimo, interessantissimo e, per quanto mi riguarda, superlativo film che è Us, cioè Noi. Cos'altro ha in mente il nostro caro Jordan Peele? Di resuscitare, rivitalizzare una saga TV, e cioè Ai confini della realtà, e questo Us forse si ispira a un episodio della saga storica della zona del crepuscolo, Ai confini della realtà. L'episodio che si intitolava, me lo sono segnato, si intitolava Immagine allo specchio. Forse da lì c'è qualche idea che il nostro Jordan Peele ha ripreso. Vuole riavviare questa saga, sta riavviando questa saga, ho letto insomma che si sta dando da fare anche da questo punto di vista. Quindi Jordan Peele è un cineasta che amiamo, che io adoro alla follia, mi ha fatto in questi due anni innamorare alla follia. È un giovane cineasta pieno di talento, pieno di idee, che sì, scrive delle sceneggiature politiche, simboliche e a volte didascaliche, ma chi se ne frega? A me non interessa questo aspetto, perché amo il genere
che si coniuga con la politica, devo capire fino a che punto questo connubio è riuscito, fino a che punto è forzato, mi scappa, ripeto, ero partito un pochettino scettico, ma lo scetticismo se n'è andato, ho trovato l'equilibrio perfetto dopo averlo visto 4, 5, 6 volte, adesso noi lo vedrò 6, 7, 20, 30 volte per capire se le critiche che ho sentito sono fondate. Ce ne sono tante altre di positive che mi hanno convinto molto di più in sede teorica e argomentativa, perché questo film ha avuto fior di detrattori, ma anche fior di critici che invece lo hanno apprezzato tantissimo e soprattutto ne riconoscono la necessità. E anch'io ne riconosco la necessità, perché rappresenta, con gli incassi che ha fatto e col tipo di produzione e di marketing che c'è dietro, il massimo a cui può ambire il cinema popolare attuale, contemporaneo. Cioè, che vuol dire, dal punto di vista produttivo sto parlando, non dell'esito artistico, cioè riesce a coniugare gradimento del pubblico, a coniugare sostenibilità di costi, a coniugare insomma, importanza formale, tecnica, spessore tecnico formale e anche profondità contenutistica e tematica abbastanza fusi, cioè fusi insieme in modo abbastanza, secondo me, in modo compiuto, in modo coerente, in modo interessante, secondo me in modo convincente. Poi a qualcuno può infastidire questo tipo di ragionamento, altri saranno rapiti. Io sono diciamo così, favorevolmente interessato, colpito, attratto, attirato da questo discorso che reputo oltre che necessario, secondo me anche è giusto che sia presente nel cinema, non in tutti i generi, ci mancherebbe, non in tutti i film, però in una parte della produzione, e quindi cinematografica ci sta benissimo. Quindi che significa? Che Haas ha dietro la Blumhouse, e quindi sappiamo sostenibilità produttiva, c'è la Universal che distribuisce, c'è una casa di produzione, adesso non ricordo il nome, che compare all'inizio, credo dello stesso Jordan Peele, perché c'è la tazzina di Scappa Get Out che ormai è diventata iconica, e quindi già per questo, caro mio Jordan Peele, io ti adoro perché hai creato dal punto di vista iconografico qualcosa di memorabile in questi 2 anni con il tuo splendido gioiello che era Scappa Get Out. E quindi ci troviamo di fronte a un regista che dal punto di vista iconico sa creare qualcosa di interessante, di incisivo significativo a livello visivo e cinematografico, sa creare sceneggiature comunque nuove con delle potenzialità di saga. E quindi se ci lamentiamo in continuazione perché sempre i soliti remake, sempre sono le serie reboot e Hollywood senza idee e gli americani sono bolliti e sono fritti e qui e qui qua e il horror non si fa più come una volta, qui io, signori, dico che ci troviamo di fronte a quello che potrebbe essere tranquillamente il primo capitolo di una saga che però è compiuto, quindi no, che non è che è originale, non è derivativo, non è derivato da un fumetto, non è derivato da una graphic novel, non è derivato da un romanzo, quindi c'è un'opera di un talento di sceneggiatore e di regista che ha creato dal nulla un'opera che è assolutamente originale, avvincente, accattivante, incisiva, dal punto di vista formale impeccabile, che sa, secondo me, fondere in modo molto interessante un contenuto comunque molto calato nella contemporaneità con uno stile che è, secondo il mio modestissimo parere, molto curato, molto geometrico, c'è un uso della profondità di campo in questo film spaventosamente riuscito, perché si coniuga alla perfezione col concetto di frontiere di America e di estensione americana, c'è un discorso sopra sotto che è il discorso di lotta di classe e che è un discorso simbolico fastidioso per alcuni, per me assolutamente calzante visto il periodo storico che stiamo vivendo e che gli americani stanno vivendo, c'è una sceneggiatura dosata al millimetro dove sì, ci sono due battute che spiegano questa realtà distopica che noi descrive. Due battute, io l'ho cronometrati, saranno stati 6 minuti di film su 120 in cui c'è la spiegazione in due momenti diversi del film, soprattutto nel finale, in cui c'è la spiegazione di quello che è accaduto, di quello che sta accadendo in questa realtà distopica in cui i sotterranei dell'America sono attraversati dal nostro rimosso.
cioè dal correlativo oggettivo, dalla trasposizione figurale e iconica dei nostri alter ego che rappresentano la parte, diciamo così, bestiale, la parte repressa, la parte sfruttata della società capitalistica e violenta che al di sopra di questo rimosso ha creato il suo benessere e all'interno di questo benessere ha risucchiato anche gli ex schiavi che credono così di essere stati liberati, ma in realtà sono stati solamente resi schiavi di un sistema consumistico ancora peggiore di quello di cui una volta erano ingranaggio. Volete poi razionalizzare tutto? Il film non vi piacerà se lo affrontate con questo piglio, lo disgusterete, lo odierete se cominciate a chiedervi dove hanno preso le forbici, dove hanno preso i guanti, dove hanno preso i vestiti, dove hanno preso le tute rosse, cioè... il film non dà queste spiegazioni, sono cose che avete visto nel trailer, le cose che indossano, dove le hanno prese, le copie, queste cose, non viene spiegato, è implausibile che ce l'abbiano, viene spiegato troppo e quindi alla fine, siccome si scende nell'ambito dell'eccessiva spiegazione e rimangono parecchie cose implausibili, allora la spiegazione peggiore invece che facilitare, probabilmente sì, non sto dicendo, cioè... probabilmente alla fine, magari fra 10 visioni mi disturberà questa cosa. Per il momento sono troppo interessato, troppo rapito, troppo aperto nel voler scandagliare e sondare il meraviglioso discorso sì didascalico ma anche simbolico e politico che Jordan Peele ha saputo imbastire parlando del capitalismo che è una questione di corpo, signore. Il capitalismo si basa sui corpi e sì, sul corpo umano che deve essere sfruttato, che deve essere in qualche modo spremuto, che deve essere in qualche modo utilizzato e quindi è un film che parla di corpi, vede l'orrore nascere proprio dal corpo e questa è splendida questa cosa e quindi già per questo motivo Jordan Peele avevi, quando ho visto il trailer, la mia curiosità, adesso hai il mio interesse perché hai colto perfettamente quello che è uno dei punti nevralgici della società del Novecento, dell'economia capitalistica del secondo Ottocento e di tutto il Novecento e hai utilizzato questo discorso per una parabola orrorifica, ricca però di tensione, ricca di diciamo così, spunti interessanti che tiene sul confiato col fiato sospeso all'inizio alla fine per quanto mi riguarda a livello cinematografico, ma diventa anche secondo me stimolante dal punto di vista tematico e concettuale. Certo, qualcuno ha detto che è troppo contenuto, che il contenuto si mangia il film, che il messaggio si mangia il film, non lo so se è così, non mi è sembrato che sia così, qualcuno ha addirittura paragonato questa seconda opera di Jordan Peele a Tramonto di Laszlo Nemes, il regista, ve lo ricorderete tutti, del figlio di Saul, anche in quel caso Oscar, però il regista ungherese vinse l'Oscar per il miglior film straniero. E Tramonto anche ha spaccato, l'opera seconda ha spaccato la critica, ha spaccato il pubblico, è piaciuto, non è piaciuto, non si capisce. Formalismo anche in quel caso sterile, ripetitivo, come sarebbe il formalismo di questo as, di questo noi, al cospetto di un messaggio ingombrante che appunto se sbrana il film. Questa è la critica più interessante, negativa che ho trovato e forse sono... Non so se essere d'accordo al 100%, io ho trovato una tecnica mostruosa, il film mantiene uno statuto cinematografico, un coefficiente di ricerca estetica altissimo, io l'ho trovato altissimo, magari, ripeto, certo, non stiamo parlando di Kubrick, ci mancherebbe, però lo sforzo di rendere cinematografico un discorso c'è. Lo sforzo di mettere al primo piano comunque una storia di genere orrorifico c'è, che è l'uomo invece con gli zombie, quella è la fine, e quindi la famiglia che tende di scappare da questi zombie che sono i doppi, che sono noi, they are us, essi sono noi, questa è un po' la battuta, diciamo così, attorno a cui ruota il senso del film. La traduzione italiana del titolo però già ci fa capire che l'italiano non riesce a rendere al meglio
Molte battute poi neanche sono rese al meglio secondo me, perché le ho sentite in originale, le ho lette in originale in moltissime recensioni di moltissimi critici che hanno analizzato nello specifico questo film, hanno fatto lavoro straordinario perché hanno fornito la lettura politica, la lettura antropologica, la lettura cinematografica, la lettura romeriana, cioè tutte le letture possibili di questo film, che comunque è una cipolla piena di strati, ognuno di voi si può divertire ad apprezzare lo strato che adora, che ama di più fondamentalmente. E quindi perché As rende meglio? Perché Noi in realtà non va bene come traduzione, o comunque riduttiva, io intanto passeggio, come traduzione? Perché Noi è un pronome soggetto che è abbastanza cristallizzato, è abbastanza univoco, invece As è un pronome complemento, quindi ecco, noi siamo complemento di questa macchina stritolante che è il capitalismo, che ci ha schiacciato, che ci ha represso, noi siamo un complemento, non siamo il soggetto, quindi è fondamentale questa differenza. E poi As, Noi, contiene, quindi questo Noi che non è lo spin-off di Loro, As contiene due lettere degli Stati Uniti, cioè di USA, United States of America, quindi United States, quindi quando compare la famiglia nera nel giardino, la scena del trailer ve la ricorderete tutti, nel giardino dei protagonisti, interpretati magistralmente da Lupita Nyong'o, già premio Oscar per 12 anni schiavo, e Winston Duke, bravissimo secondo me in questo film, entrambi presenti in Black Panther, non so se vi ricordate, comunque al di là di questo, quando compaiono, sì, ci sono diciamo così alcune scene di assoluta tensione, con un gioco di luci magistrale, con questa presenza dell'ombra che è inquietante, con la tensione che si costruisce in modo cinematografico, è un horror che rifugge qualsiasi jump scare, qualsiasi trucchetto facile per far sobbalzare sulla sedia, la tensione si respira, ma è qualcosa che serpeggia al di sotto del film, e quindi Jordan Peele conosce questo meccanismo benissimo, sarei dire. E dicevo, la prima cosa che dice, diciamo, il doppio di Lupita Nyong'o, Red, è: noi siamo americani. Questo quando si deve identificare, la prima battuta con cui si identifica è: noi siamo americani. Quindi è ovvio che sin dal primo momento in cui c'è l'articolazione verbale della propria identità, questa articolazione passa per un connotato politico e sociale ben preciso. Quindi il nostro caro Jordan Peele, forse prendendo certamente spunto da Romero, vuole iniettare nell'horror un discorso politico. Lo fa forse in modo più greve di Romero, in modo meno allusivo di Romero, non lo so, forse il discorso romeriano è quello di un maestro assoluto della storia del cinema, e la sua saga degli zombie è un capolavoro assoluto della storia del cinema, questo nessuno lo mette in dubbio, però Jordan Peele ha il coraggio e soprattutto la passione di muoversi su questa strada, su questo sentiero tracciato dal maestro, riesce ad essere comunque originale, perché crea una materia cinematografica viva e vivida e sua e personale, lavora sui dettagli, lavora sulle performance attoriali, lavora sul corpo attoriale, e questo è fondamentale in un film che parla di capitalismo, perché il capitalismo passa attraverso i corpi degli esseri umani, i corpi dei lavoratori, i corpi dei consumatori, la carne che è schiavizzata, la carne che è esaltata, la carne che è blandita dal sistema capitale con i comfort, e quindi la bevuta, la casa in montagna, la barca, sono tutte cose che servono a confortare il corpo. Anche la musica, che ha una valenza fondamentale in questo film, e la danza ovviamente è un altro aspetto che esalta poi questa diciamo così valenza del corpo, ma anche la valenza mortifera del corpo, la precarietà dei corpi destinati comunque alla morte e a cadere a pezzi, le forbici sono fondamentali, e proprio nella danza forse i corpi troveranno la loro compiuta unità, e nei corpi troveranno la loro diciamo così la manifestazione della loro energia e la capacità di articolare un discorso e di esprimere la propria identità, esprimere se stessi, i propri desideri, senza bisogno di parole, senza bisogno di sovrastrutture, quindi la danza come gesto originario, primigenio, fondamentale da questo punto di vista. Quindi ancora una volta la danza diventa gesto fisico,
centrale in un film horror come era stato in Suspiria di Guadagnino, e come leggo essere presente questa cosa anche in altri film che ancora non ho visto, addirittura l'ultimo di Gaspar Noè, se ho letto bene, Climax, che ancora non ho visto. Quindi mi fa piacere che ci sia, dal punto di vista dello sforzo artistico, dello sforzo creativo di grandi registi della contemporaneità, comunque questa volontà di scandagliare un aspetto fondamentale dell'utilizzo del corpo davanti all'obiettivo. È una cosa che è una mia ossessione, perché il corpo può comunicare senza bisogno di battute, senza bisogno di spiegazioni, senza bisogno di eccessivi dialoghi, quindi va benissimo così. Che devo dire, e quindi il film ovviamente dal punto di vista freudiano può essere interpretato, ci mancherebbe, perché è un film che ha un sopra e che ha un sotto, come Alita anche, che ancora non ho visto, purtroppo l'ho perso, lo recupererò in Blu-ray appena sarà disponibile, ma anche lì, da quello che lessi e dai trailer che abbiamo visto, vabbè, voi l'avete visto sicuramente, io ancora no, mea culpa, c'è un sopra e c'è un sotto, anche qui c'è un sopra e c'è un sotto, quindi ancora una volta più film della contemporaneità, film di genere. Alita è un film di fantascienza tratto da un anime, questo As è un horror, ci sono questi due piani che non sono solamente due piani fisici, ma possono essere anche due piani dell'animo umano, e cioè il piano della coscienza, il piano dell'incoscienza, la parte della consapevolezza, la parte del rimosso, di questo rimosso che può in un qualsiasi momento esplodere, venire alla luce, essere in qualche modo, sprigionarsi e quindi fagocitarci in qualche modo, annichilirci, annientarci, dobbiamo per forza scappare da noi stessi. Lo specchio in tutto questo diventa fondamentale, perché lo specchio è il momento in cui noi vediamo chi siamo, lo specchio è il momento in cui ci rendiamo conto della nostra identità, della nostra apparenza, ma lo specchio è anche il momento in cui possiamo innescare, guardandoci allo specchio, una serie di eventi che possono gettarci nella catastrofe. Lo specchio può essere anche una porta simbolica che ci porta in un mondo fantastico, pensate ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma torniamo alla elettropolitica, che è quella che a me per il momento, la prima visione, è quella che mi interessa di più, il discorso politico, il discorso americano, è quello che mi interessa di più. Non solo quello razziale, perché Jordan Peele ha l'intelligenza di tentare uno step in più rispetto a Scappa Get Out, perché qui in realtà il discorso dei neri è superato, nel senso che è uno dei tasselli in realtà, perché non è solamente un discorso di razziale, di discriminazione razziale, proprio è un discorso politico, che non fa distinzione di razza, nel senso che questi zombie, queste presenze del nostro rimosso che popolano l'America sotterranea, sono in realtà alter ego di ogni essere umano, anche quindi dei bianchi, di ogni americano in modo particolare. Quindi su queste colpe rimosse, su queste vite sacrificate, su questa parte di noi autentica, istintiva, magari vera, verace, che abbiamo sacrificato e che abbiamo represso dentro noi stessi, dentro l'America, abbiamo costruito la nostra avidità, il nostro perbenismo, la nostra apparente vita felice, colorata, fatta di comfort, fatta di invidie, dove c'è una corsa al possesso, al possedere. Che parla il film, quindi no, il film non si concentra solamente sul discorso riguardante i neri, però mi interessa l'uso del Luna Park. Attenzione, vi ho detto la parte politica, la parte sociale. Luna Park è fondamentale. Perché Luna Park è fondamentale? Perché Luna Park è la metafora dello spettacolo, e l'America è la società dello spettacolo, è il mondo della finzione, dell'apparenza, dello show business, e quindi gli affari, i soldi che sono legati all'apparire, al divertimento frenetico dei corpi, al vendere un sogno, al vendere un'illusione. Quindi mi ha ricordato molto Un sogno chiamato Florida, quindi film che parlano di queste luci e di questi Luna Park che vendono il divertimento sono la metafora dell'America, della società capitalistica, imprenditoriale, del self-made man, dell'American way of life, sono alla base poi della critica che vuole fare Jordan Peele con questo film, ma non solo della critica, ma proprio del background, della cornice in cui Jordan Peele vuole calare le sue inquietudini e le inquietudini del suo cinema horror. Quindi ripeto, in un modo che secondo me è virtuoso in questo contesto storico, va benissimo che ci siano horror di questo tipo. Ovviamente Jordan Peele forse non è ancora riuscito a trovare un equilibrio fra le due istanze, non lo so, secondo me sì, secondo molti altri no, ditemi voi nei commenti.
commenti cosa pensate di questa convivenza tra contenuto e forma. Secondo me la forma c'è, la sostanza c'è, il cinema c'è e non viene in qualche fagocitato da questa dai simboli forse eccessivi, non lo so, i conigli, i sotterranei, le forbici, ovviamente arrivando a O.J. Simpson, addirittura da implicito si fa esplicito, c'è il rimando ovviamente agli anni Ottanta, ma perché non solo il rimando agli anni Ottanta non è modaiolo secondo me, ma il rimando agli anni Ottanta ci sta tutto, perché l'edonismo reganiano parte dagli anni Ottanta, quindi va bene che l'opera inizi in quel decennio, perché c'è il flashback, il prologo ambientato appunto nel 1986, il riferimento a Michael Jackson pure ci sta tutto, quindi il pop e ma anche il classico dal punto di vista musicale sono il tessuto acustico fondamentale su cui poi costruire la tensione di scene secondo me magistrali dal punto di vista fotografico, cromatico, scenografico e ripeto anche di tensione e di montaggio calibratissimo, di riprese geometriche, di piani sequenza efficaci e di uso del suono che è veramente da manuale del cinema horror secondo me, attenzione, e quindi dicevo il Luna Park, dicevo ovviamente la frontiera occidentale, quindi l'oceano Pacifico in California e quindi da un oceano all'altro, ovviamente ci sono gli spot in televisivi iniziali che sono poi richiamati da quello che vedremo alla fine, dove tutto torna in modo veramente molto sapiente dal punto di vista strutturale, quindi un'opera che è scritta benissimo, che è coesa, che mi ha dato la sensazione di essere veramente forse anche troppo diciamo perfetta da questo punto di vista, cioè dove tutto torna in qualche modo, dove c'è una logica narrativa nata da una sapienza di scrittura che rappresenta anche da questo punto di vista uno step in più rispetto al già riuscitissimo scappa, un imperativo, qui un pronome, da Get Out a Us, il nostro Jordan Peele anche nella scelta di titoli sa come dare spessore comunque concettuale ai suoi film e chiavi di lettura interessanti comunque ai suoi film. Quindi dicevo sala degli specchi nel Luna Park, avete capito perfettamente che anni 80 sala degli specchi Luna Park, poi c'è il televisore, ci sono gli spot pubblicitari importantissimi che sono però contestualizzati bene, quello che vediamo nello spot ha un senso e diventa coerente con quello che vedremo alla fine del film, quindi tutto in qualche modo è legato e l'America da questo punto di vista diventa di nuovo teatro di una colonizzazione, questa volta che alla ricerca di una unione impossibile, di una unificazione vera, l'America che sarà teatro di mille guerre che hanno invece separato l'America, diviso l'America e gli americani, qui si cerca un'unione, è una unificazione, ma di significati ne potete veramente trovare tanti, forse troppi, non lo so, questo poi decidetelo voi signori, andate a vedere il film, è necessario andarlo a vedere perché è un film assolutamente meraviglioso che si inserisce all'interno di quella sequela di horror interessanti, The Witch, It Follows, io ci metto Babadook, ma ci metto pure Hereditary ovviamente, ma ci metto anche Revenge, sono film che in qualche modo riconciliano col genere, perché comunque il genere è centrale, ripeto, non viene fagocitato, non viene stritolato sotto la smania dell'autore di essere troppo autore, la smania del predicatore di essere troppo predicatore, è una questione di equilibrio, Jordan Peele ha trovato questo equilibrio, a ogni spettatore spetta la risposta, però dopo averlo visto in sala ed averlo sostenuto come sta accadendo anche negli Stati Uniti. Colonna sonora da urlo, uso del sound design magistrale per creare tensione senza buttarla mai nell'eccesso del jump scare, ripeto per l'ennesima volta, non mi stancherò mai di ripetere questo aspetto che è fondamentale. Si poteva usare più cattiveria nel finale? Non lo so, secondo me c'è il finale giusto, col giusto colpo di scena che vi sorprenderà, almeno io sono rimasto piacevolmente sorpreso dal finale che ho trovato coraggioso e ho trovato interessante. Poi tutto torna, lo scoprirò alla 30ª visione perché io sono molto lento, nel frattempo mi godo lo spettacolo, mi godo, ripeto,
delle soluzioni formali notevoli anche in una cosa che non vedevo al cinema da un po', devo ammettere, non vedevo al cinema da un po', e cioè primo piano a fuoco e figura lontana a fuoco, quindi la ricerca del mettere a fuoco figure parlanti davanti alla macchina da presa, dialogando alla macchina da presa nel modo giusto, secondo me, creando anche la giusta deformazione dell'immagine, la giusta inquietudine trasmessa mediante i primissimi piani che possono spiazzare. La regia a volte rarefatta ci sta tutta, a volte ipnotica nell'uso di note e di suoni che sono appunto come dei martelli, come dei colpi che si insinuano dentro la nostra anima e dentro la nostra percezione, un'immagine movimento che viene costruita in tutte le sue sfaccettature, perché noi siamo, l'occhio è fondamentale negli attori, nei personaggi, e loro sono sconvolti da quello che vedono, e soprattutto sono fondamentali nelle loro interazioni i gesti che fanno, quindi l'azione e la percezione. Ancora una volta, come fa Tim Burton con Dumbo, mi vengono in mente queste cose guardando questi film, perché si tratta veramente di maestri, insomma, di cineasti consapevoli di quello che può fare la macchina da presa. Ancora una volta il cinema qui è messo al centro, c'è poco da fare, perché noi percepiamo queste figure inquietanti in modo diverso nel film, e in modo sempre la messa a fuoco aumenta sempre di più, e poi diventano loro preponderanti nel fotogramma. All'inizio sono solo sfondo, poi diventano preponderanti, quindi il finale dal punto di vista cinematografico come si fa a non amarlo? Perché noi abbiamo assistito a una parabola che prima di tutto visiva, una parabola iconica, secondo me riuscita, compiuta, ecco, c'è una compiutezza in questo linguaggio cinematografico che lascia sbalorditi, lascia secondo me sorpresi, anche appagati se si è alla ricerca di un bel film. Quindi da che erano nell'ombra, queste figure diventano poi, la figura soprattutto del doppio di Lupita Nyong'o diventa poi centrale nel fotogramma, centrale nell'immagine, quindi primissimo piano, dall'ombra al primissimo piano, quindi è anche, diciamo così, la conquista del fotogramma la cosa interessante, lo spazio cinematografico la cosa fondamentale, lo spazio che questo film è parlando di America, non si può parlare d'America senza contemplare lo spazio, e però è molto claustrofobico. Nonostante questo, lo spazio non viene mai dimenticato, non viene mai inquadrato in modo distratto, c'è una cura maniacale nel fare una cosa tipo questa. Vabbè, io ho una semplice deficitaria macchina da presa, cinepresa, anzi o meglio videocamera, e non ho l'abilità del nostro Jordan Peele, ma voglio rendervi un servizio in questo momento. Il mio video è meta, è molto meta, ecco, la forma che scelgo per questa inquadratura è molto simile a quello che vedrete, è molto simile a quello che vedrete nel film, e che vi, secondo me, appagherà. Quindi non perdete assolutamente Noi al cinema, è uscito giovedì scorso, spero rimanga al cinema tanto tempo, spero che lo possiate vedere tutti, spero che in Italia abbia lo stesso successo che sta avendo negli Stati Uniti. Grazie a Jordan Peele di questo interessante, importante e necessario film che ci hai regalato, e che cercheremo tutti quanti di sostenere e di analizzare, poi magari qualcuno lo amerà di più, qualcun altro lo amerà di meno, come è giusto e inevitabile che sia. La mia recensione brevissima e abbastanza caotica finisce qui. Mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, mettetelo anche se non vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere queste e tutte le altre mie recensioni, tutto questo e tutti gli altri miei contenuti come dove volete. C'è un Q&A da registrare, lo registrerò domani mattina, quindi forse quando uscirà questo video l'altro, insomma quello del Q&A, sarà pronto per essere caricato sul mio canale YouTube. Ricordatevi di spulciare quello che vi lascio in descrizione. Voglio salutare Daniela e Riccardo che mi stanno aspettando, torno da loro ad abbracciarli. Ho anche un po' di fame, dovrei mangiare qualcosa prima di farlo, ma ho la testa piena, e forse le idee che mi frullano per la testa sono in grado di riempire anche il mio stomaco. Quindi ancora una volta, ciò che è sopra condizionerà ciò che è sotto. Detto questo, vi
vi voglio bene, vi abbraccio, vi saluto, vi rimando al prossimo video e soprattutto non dimenticate la cosa più importante che vi direbbe anche Jordan Peele, cioè pedinatemi.